Buongiorno assessore, ben trovato. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Adesso non per fare il siculo per forza, però oggi apriamo le danze. Beh, ai saldi, dobbiamo essere orgogliosi un po' di questo. Io quando faccio il siculo sono fiero di farlo. No, assolutamente, gli dico non volevo farlo proprio al 100%, sei siciliano allora lo fai. No, dico stavolta iniziamo noi come regione. Esatto, e non è una novità perché da quando sono assessore alle attività produttive, in un confronto serrato con le associazioni di categoria, abbiamo sempre deciso di anticipare perché conviene alla regione, perché qua la stagione comincia un poco prima e perché è un incentivo molto serio, così come abbiamo utilizzato lo stesso criterio anche per i saldi invernali. Quando tra l'altro, assessore, cominciano i primi di gennaio, noi li facciamo cominciare il 27 dicembre perché sappiamo che nella settimana a cavallo tra Natale e Capodanno tutti rientrano a casa e quindi è un modo per aiutare e sostenere il commercio. Tra l'altro, e dicevo, poi, assessore, è un momento anche un po' particolare perché arriviamo al 1° luglio con meno restrizioni per il Covid e quindi più possibilità di muoversi. Questo sì, le persone hanno voglia di rivivere, purtuttavia io con onestà intellettuale devo dire che sono molto preoccupato perché l'emergenza non mi sembra né vinta né domata. Ahimè, il tasso di contagio è molto elevato e dobbiamo essere molto prudenti, quindi avere la possibilità di uscire, di camminare, di girare, di andare a fare shopping e di comprare non significa abbandonare le cautele e le protezioni a cui siamo stati oramai abituati. Però insomma, alla fine, di concerto con tutte le associazioni di categoria, decidere di anticipare per dare un impulso in più al commercio, secondo me è stata una scelta utile e io vado oltre. Con la nuova legge di riforma del commercio, che è una legge di settore che mette tutto in ordine, questi processi diventano anche più celeri. Quindi io spero che l'assemblea regionale, faccio un appello, non c'entra niente con gli sconti, possa approvare questa legge, perché la legge di riforma del commercio è una cosa molto attesa dagli operatori economici. Ma lei rientra tra quei siciliani che hanno come desiderio principale con i saldi l'abbigliamento? Mi scusi, non ho sentito la domanda. Dicevo, lei rientra tra quei siciliani che hanno come desiderio principale durante gli sconti quello dell'abbigliamento? Ma guardi, non è un problema di desiderio, è un problema istintivo, è più forte dell'utilità o della convenienza. Sapere che ci sono i saldi, farsi una passeggiata, vedere un capo bello e sapere che tu lo puoi acquistare con il 30% di sconto ti porta istintivamente ad acquistarlo anche se di quel capo non ne hai bisogno. E quindi lei cosa comprerà? Beh, io già ho comprato perché stamattina sono andato all'apertura da un negozio di abbigliamenti, per dire il vero aprono alle 9, mi hanno fatto la cortesia di aprire alle 9:15. Ecco assessore, diciamo le cose come stanno, cioè lei stamattina si è puntato la sveglia alle 6 del mattino per parlare con voi, rispondere alla vostra chiamata che è arrivata con un quarto d'ora di ritardo, perché mi avete detto che alle 8:30 avreste chiamato e io ero già fuori in attesa della vostra chiamata, poi il mio telefono era irraggiungibile. Comunque il vestito l'ho comprato, e se fossimo in diretta streaming vi farei vedere pure il modello. Ma ci crediamo assolutamente, siamo così curiosi perché non vediamo l'ora di farlo, anche perché ci sarà respiro per le attività, magari è anche questo un inizio per uscire un po' fuori e toglierci un po' di scorie, no? di questi anni, che per molte attività invece è stato anche un punto per Guardi, molte attività le dico siciliane. Quello che mi ha appena detto il commerciante dove sono stato, e che chiaramente salutava con favore questa iniziativa, mi ha detto con franchezza: guarda, io ci spero perché da 2 anni che lavoro con un margine di guadagno quasi irrisorio, anzi qualche volta se non avessi avuto le ditte che mi davano credito avrei avuto vere difficoltà.
Questo che significa? Significa che la pandemia ha segato le gambe a tante imprese, perché sono cambiate le regole del mercato ed è cambiata pure la mentalità delle persone. Però la protezione del commercio del vecchio sistema del commercio con gli esercizi di vicinato e con i negozi è una cosa che anche il commercio online capisce che va tutelato e protetto. Ripeto, nella nuova legge sul commercio anche questo viene affrontato. Le faccio un esempio: i siciliani vogliono mangiare genuino, i prodotti siciliani sono riconosciuti in tutto il mondo. Purtuttavia, nonostante uno vuole mangiare prodotti genuini, è portato ad andare presso la grande distribuzione e comprare i prodotti che trova lì, che sono notoriamente prodotti commerciali. Abbiamo presentato la scorsa settimana, in una sorta di meeting, tutte le start-up innovative siciliane con le grandi aziende che cercano innovazione, intelligenza, capacità di innovare, di costruire nuovi percorsi. E lì è venuto un signore che ha spiegato di avere costruito un'app, peraltro catanese, che tutelava gli esercizi di vicinato, cioè lui ha utilizzato il sistema della consegna a domicilio pensata dal commercio online per gli esercizi di vicinato, con una sorta di meccanismo che ti permette alla mattina di sapere quali sono i prodotti freschi, dove li puoi comprare e chi ti li deve consegnare a casa. Costerà forse un euro in più, però poi alla fine la qualità della vita è un dato oggettivo. Allora io che ho fatto? Avendolo sentito parlare, ho costruito un meccanismo legislativo che permette ai comuni di incentivare questo tipo di commercio in favore degli esercizi di vicinato, in favore delle botteghe storiche e dei negozi. Io ci tengo, veda, vorrei lanciare un appello, visto che siamo a Catania, ma voi risvegliate in tutta la Sicilia, tutta la deputazione. Sapere che la legge sul commercio possa essere approvata dall'Assemblea è una grande opportunità. E le faccio un esempio, così tutti si rendono conto del ritardo che abbiamo. L'ultima legge di riforma del commercio è del 1999. Bene, nel 1999 in Cina nasceva Alibaba. Si rende perfettamente conto che mentre noi abbiamo definito per legge la procedura che per i saldi bisogna comunicare, o per la stagione degli sconti, i cinque articoli che hai in magazzino che vuoi vendere ad un prezzo ridotto, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno all'ufficio dell'annona del comune. Nel 99 invece Alibaba cambiava le regole del mercato online. E questo è il gap che noi dobbiamo oggi colmare: semplificare, costruire un meccanismo di aiuto alle imprese per metterle al pari con il resto del commercio, vendendo anche non solo il prodotto, ma l'immagine del territorio, la bontà dei prodotti siciliani. E questo ti permette di aiutare per davvero le imprese. Cioè, con la nuova legge sul commercio le imprese non solo possono andare online singolarmente, ma possono costituire le reti e vendere il marchio, per esempio Catania, quindi nel mondo tutti quelli che hanno visitato Catania o tutti quelli che conoscono l'Etna possono avere una rete di imprese online ubicate in quel posto che vendono, che commercializzano i loro prodotti. Insomma, ci stiamo adeguando. Questa accorcerebbe le distanze e i costi. Pensiamo, vai, alla giornata odierna a proposito di vicinato. Ma sì, io no, tutto sommato mi sono preso delle libertà parlando di altri argomenti, perché pensavo che l'occasione fosse ghiotta. Restando in tema, e non è una minaccia, assessore. Però diciamo così, io oggi ho speso i miei 200 euro come famiglia. Infatti volevo arrivare proprio qui. Devo parlare con i miei figli che volevo qualcosa, arrivare proprio quindi... qui, assessore, non è lei una minaccia, lo faccia pure. È un consiglio, no. Assessore, mi raccomando, non torni a casa senza pacchi e pacchetti per i familiari oggi.
Questo sì, ma siccome lei mi dà questo consiglio e io non posso e non voglio minacciare nessuno, questo impegno lo prendiamo reciprocamente. Okay. Anche lei segue il consiglio oggi di comprare lo zainetto nuovo. Assessore, se magari mi consiglierà un posto più che valido, multimarche, così vado anche. Mi faccio raccomandare da lei, così magari mi fanno l'ulteriore sconto. È una battuta, ovviamente. Assessore, sì, certo. Però guardi, posso dirle una cosa, visto che l'ha detto pubblicamente, ci provi, chissà che non è fortunato. Assessore, abbiamo scherzato un po', però la ringraziamo e ovviamente auguriamo a lei, al suo lavoro, a tutte le attività ovviamente commerciali, di avere una stagione estiva sicuramente ben diversa da quella che sono state contrassegnate negli ultimi 2 anni e che possa tornare anche attraverso questo un po' il sorriso con tutti quanti noi, attraverso la gente, possa tornare davvero quel modo un po' più spensierato che c'è stato un po' derubato in questi ultimi anni. Grazie all'assessore regionale, grazie, alle attività produttive, Mimmo Turano, grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi.